È un vanesio codardo, noioso, aristocratico. Vedi quella carrozza? Quando supererà la curva, prenderai la mira e ucciderai l'uomo. Poi scapperai, senza voltarti. Se esiterai, ti spareremo. Se tornerai qui, ti spareremo. Pensa a Marta. Pensa alla vostra vita insieme, ai figli. Non si tratta di uccidere, ma di salvare il vostro amore. Hai parlato a Montoya? Sì, in un certo senso. Sta attenta, mia cara. Buono. Il dolore è terribile. Ho avvertito di non scherzare con Don Gaspare Hidalgo. Fidati, non puoi sbagliare. Il bersaglio è solo un'estensione di te stesso. Io mi preoccupo per te, caro. Non è che non mi fidi, ma Montoya può essere molto spietato. Non mi interessa se questi sono i suoi territori. Un don spagnolo deve essere trattato con rispetto. Stai ponendo fine a un'inutile piccola vita. Avete ragione. È così. Pensavi davvero che ti dessi un'arma carica? Il proiettile non doveva uscire dalla tua pistola. Voi volevate solo che sembrasse che l'avessi ucciso io. Dopo essere fuggito di prigione e prima che i soldati ti sparassero. Prima Hidalgo, poi lui. Sì, signore. È andata male. Andiamo via. Li abbiamo seminati. Sicura? Almeno per ora. Marta ti sta aspettando. Verrà via con me. Dovrai chiederglielo tu. Colonnello, abbiamo trovato la zingara. Dove? Alle vecchie rovine. Portatemi da lei, subito. Presto! Ah! Guarda, delle impronte. Sono già qui. Sta giù.
Penso io a loro. Tu prendi Marta. Il colonnello sarà qui tra poco. Sei ferita? No. Sarà meglio che andiate. Montoya farà controllare le strade dai soldati. Solo un momento. Non avete molto tempo, Marta. Se ti guardo, vedo ancora una bambina viziata. Ero terribile, non è vero? I tuoi cugini credevano che fossi una selvaggia. Ma io sapevo che non era così. Ti voglio bene, Marta. Sono così orgogliosa di te. Andate. Presto saranno qui. Tu cosa farai? So badare a me stessa. Mi ha allevata una zingara. I soldati! Dovremmo andare ad est, verso il canyon. Io li distrarrò. No, non posso lasciarti così. È già difficile guardarti andar via. Non voglio vederti esitare. Andate. Andate! Dobbiamo andare. Forza, Marta. Montoya! E la regina, prendiamola!
Non mi tentate, colonnello. No, non lo farò. Ottima mossa. Allora, Leonardo dice che l'avete fatto uscire di prigione per uccidere il signor Hidalgo. Chi crederebbe a un uomo che ha passato 5 anni in prigione? Don Gaspar potrebbe, specialmente dopo il suo incidente. Se presentasse un appello al governatore, che lo presentasse al viceré, vi trovereste su una nave per la Spagna. Chissà come sareste coi ferri ai piedi. Risparmia l'ironia, che vuoi? Scordate l'aumento delle tasse, colonnello. E se mai dovesse succedere qualcosa a Leonardo o a Marta, il signor Hidalgo sarà informato del vostro piano. Se Leonardo venisse impiccato, non verrebbe impiccato da solo. Sì, credo che tu abbia ragione. Vamonos! Pagherai per questo. Leonardo, sta bene? Ma certo. Deve trovare il suo posto nella vita. Provare a se stesso chi è o chi non è. Quando l'avrà fatto, ritornerà. Non puoi mentirmi. Perché non sei andata con lui? Per ora è questo il mio posto. Insieme a te. Su certe cose i tuoi cugini avevano ragione. Quali? Sei ancora una selvaggia. Qualcuno deve tenerti fuori dai guai. Ti manca? Se continuiamo a parlare, il pranzo non sarà mai pronto.